A tutte carissime amiche, bentornate sul mio canale. Come vi avevo già detto qualche video fa, io vi voglio fare vedere più che altro, più che farvi, ma farvi vedere alcune ricette che sto facendo da un po' di tempo, da quando ho avuto in regalo la friggitrice ad aria. Sto facendo diverse cotture. Io mi sto trovando benissimo da Dio, la consiglio a tutti. Mi ha semplificato anche il solo pensare a che cosa mangiare. Una persona subito trova il rimedio con dei cordon bleu, con delle spinacine, si fanno in pochissimi minuti. Con delle patatine fritte, delle cose surgelate, come in questo caso il pollo con le patate, che lo voglio provare questa volta, per la prima volta metto anche in aggiunta le patate. Io già nel vano dove si vanno a mettere i cibi ho voluto foderare proprio la friggitrice con della carta da forno semplicissima, e vi faccio vedere il pollo con le patate all'interno, che sono queste. Chiaramente è stato tutto lavato molto 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 bene, e purtroppo non mi trovo non mi trovo il rosmarino, perché è una spezia che io utilizzo tanto, soprattutto per il pollo. Mi lavo le mani e arrivo da voi. Allora, che cosa dobbiamo mettere? Mi ero dimenticata l'olio che ho travasato in questa boccetta di aceto di Italiamo. Andiamo a mettere dell'olio. Non tantissimo, perché non ce n'è bisogno nella friggitrice ad aria. Poi andiamo a mettere del sale. Ripeto, mi dispiace che manca proprio l'origano. Chiaramente voi potreste aggiungere anche del pepe, che io non aggiungo perché purtroppo ci è un po' cerco di evitare il pepe perché comunque ci fa male. E poi vado a mettere questa spezia, che non credo che riuscirò a farlo con una mano sola. Comprata, non mi ricordo se da Lidl o da Eurospin, è praticamente un misto. Qui c'è anche un po' di peperoncino, ma non si sente tanto. Allora, sono andata a mettere un po' di questa spezia. Andiamo praticamente a mischiare il tutto, cioè andare a massaggiare sia il pollo che anche le patate con sia le spezie, il sale. Potete mettere chiaramente tutte le spezie che voi desiderate. Quindi io vado a massaggiare le patate e il pollo con il condimento, e una volta fatta questa operazione andiamo a mettere sulla carta forno, dove andremo a mettere anche le patate. Poi chiaramente pian piano vi farò vedere, stopperò la friggitrice per farvi vedere appunto come sta avvenendo la cottura. Ecco qui, non so perché, ma mi dà un colore molto molto giallo. Potete aggiungere, se volete, della curcuma, del curry, anzi,
posso aggiungerci anch'io un po' di curry, tutte le spezie che volete. Andate a mettere tutto nella friggitrice qui e poi vi faccio vedere quale programma seleziono e per quanti minuti. Vi vorrei ricordare che la mia friggitrice ad aria acquistabile da Amazon è della Proscenic. A dopo. Allora, andiamo a prendere il tutto. Ecco qui. Io cerco di portare un po' avanti la friggitrice in modo tale che prenda. Se voi sentite un rumore di cappa è perché sto cucinando. Quindi nulla. Allora, quindi qui c'è il pollo, vado a premere il tasto touch dell'accensione, io vado a prendere l'icona del pollo, ecco, è 182, non so se voi, ecco, per 20 minuti e andiamo, si parte. Quindi, ma la saprebbe usare anche un bambino veramente di 2 anni, di una semplicità unica. Io prima di averla sinceramente pensavo fosse molto complicata, ma è veramente una cavolata. E come vi ho fatto vedere anche nel video scorso dei peperoni friggitelli, qua c'è la temperatura da alzare o da abbassare a piacimento e qua c'è invece il time. Questo è il pulsantino per andare a spegnere. In qualsiasi momento voi vorrete andare a controllare la temperatura, potete tranquillamente aprire. E una volta chiusa la friggitrice ritornerà, come avrete già visto, ad andare avanti con la cottura. Chiaramente vi farò vedere verso fine cottura come si presenta il pollo con le patate. A dopo. Allora, mancano praticamente 3 minuti alla fine della cottura del pollo con le patate, ma sono convinta che andrò a mettere altri 10 minuti perché mio marito vuole il pollo ben cotto e quindi sicuramente andrò ad aumentare. Vi faccio vedere come sta venendo, cioè spettacolo. Quindi andiamo ad aumentare qui e il tempo soprattutto, mettiamo 12 minuti e perché appunto si deve cucinare molto molto bene. Allora, manca appena un minuto alla fine della cottura, quindi dopo aver cliccato, per modo di dire perché è touchscreen, dopo aver cliccato il pulsantino del pollo, l'icona del pollo, o dopo i suoi minuti, 20 minuti per 182 gradi, io ho voluto aggiungere altri 10 minuti perché per far cucinare molto meglio il pollo, perché il pollo crudo non si può mangiare assolutamente. Ecco, c'è scritto off, adesso sta finendo. Forza. E vi faccio vedere il capolavoro. Perfetto, la macchina si è spenta e il pollo
è questo qui, cioè guardate, una meraviglia, cioè guardate, spettacolo, bello, abbrustolito, le patate belle rosolate come dovrebbero essere. E nulla, questo è il video sul pollo fatto, pollo con le patate fatto nella friggitrice ad aria. Spero che questo video vi piaccia e che i miei consigli di acquistare la friggitrice ad aria siano validi e nulla. Un bacione e alla prossima. Ciao!